delle posizioni. Tutte le famiglie politiche del Parlamento europeo erano qui a dimostrare la loro solidarietà con la stessa unità di intenti alle popolazioni vittime del terremoto. Siamo venuti qui a confermare non soltanto una solidarietà militante, siamo venuti anche qui a dire quello che l'Europa sta facendo concretamente per contribuire alla rinascita di questi territori. Norcia oggi è il simbolo di tutte le città, di tutti i territori dell'Italia centrale colpiti dal terremoto. Io credo che dall'Unione Europea arriveranno più o meno 2 miliardi di euro, 1 miliardo e 100, 1 miliardi e 2 provenienti dal Fondo di Solidarietà. A questi si aggiungeranno 200 milioni che la commissaria Creu ha deciso di aggiungere ai fondi regionali. In più potranno essere utilizzati, ci auguriamo che si possa raggiungere l'accordo quanto prima, il Parlamento ha fatto la sua parte proprio l'altro giorno e voteremo in plenaria questa decisione, di permettere all'Italia di utilizzare fino a un massimo del 5% del totale nazionale, senza bisogno di cofinanziamento, i fondi regionali. Questo significa che la cifra più o meno potrebbe essere attorno ai 500-600 milioni, ecco, perché come arriviamo complessivamente ai 2 miliardi. Già come sapete la prima azione è stata quella della Commissione Europea di inviare i primi 30 milioni di euro, che è il massimo che si poteva concedere, come anticipo senza le necessarie prove. La protezione civile, a causa purtroppo delle 20.000 piscose terremoto, è stata costretta a inviare la relazione soltanto poche settimane fa sui danni complessivi che ammontano a circa 23 miliardi di euro. Quindi questo è il dato e questo è quello che noi possiamo fare. Naturalmente continueremo a vigilare, ma voglio ringraziare tutti i parlamentari, non soltanto gli italiani, ma anche coloro che appartengono ad altri paesi dell'Unione Europea, per l'impegno che hanno profuso per cercare di alleviare anche concretamente le sofferenze dei cittadini. Il mio obiettivo politico come Presidente del Parlamento è oggi, ripeto, sono felice di aver avuto il 100% dei consensi, è quello di ridurre in un momento di disaffezione nei confronti dell'Europa le distanze tra le istituzioni europee e i cittadini. Il Parlamento europeo, unica istituzione eletta, prima istituzione dell'Unione Europea, proprio perché rappresentante dei popoli, ha il compito e il dovere di ridare fiducia ai cittadini nelle istituzioni europee. È quello che intendo fare e oggi sono veramente lieto di aver trovato il consenso generale di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Voglio ancora una volta ringraziare la Protezione Civile come Presidente del Parlamento, ma anche come parlamentare che rappresenta insieme ad altri 14 questo territorio, il Parlamento europeo, per il lavoro indefesso che ha svolto. Voglio ringraziare il Sindaco di Norcia per l'entusiasmo che ha messo, per la voglia di far risorgere questa città dopo il terremoto. Voglio ringraziare naturalmente la Presidente Marini e il Sottosegretario Gozzi, ma anche il Commissario Errani con il quale abbiamo lavorato, quando ero Commissario europeo e lui era Presidente della Regione Emilia Romagna. Vedete, la cosa più bella, il messaggio più bello che possiamo dare ai nostri concittadini è che alti funzionari, politici, amministratori locali che provengono da diversi schieramenti politici, quando c'è da rimboccarsi le mani, quando c'è da rispondere a una richiesta di aiuto, i colori politici, sì, con il partito, le bandiere vengono messe in un angolo, conta la bandiera più importante, che è quello del rispetto della persona,